Oggi carne alla pizzaiola. Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Ciao a tutti e benvenuti nella nostra cucina virtuale. Sentiamo friggere sui fornelli, soffriggere, perché sì, ho su la carne alla pizzaiola. Volete vedere come la faccio io? E allora spostiamoci sul piano del lavoro e andiamola a preparare insieme. Ed ecco gli ingredienti per la nostra carne alla pizzaiola. Non è la ricetta originale, o forse sì? Questa è la nostra variante. Questa è la nostra variante della carne alla pizzaiola, quella che io ho sempre mangiato a casa e che ho sempre creduto fosse la carne alla pizzaiola, e poi guardando su internet mi sono resa conto che proprio non era perfettamente la stessa ricetta. Alla pazzaiola! Piglia fiato! Brava! E quindi questa è la nostra variante di due cuori e una cappa. Partiamo subito con gli ingredienti. Allora, dai. 400 grammi di carne. Io ho scelto qui una vitellina, ma voi potete utilizzare anche del manzo, della coscia, quello che preferite. Dopodiché 500 grammi minimo, 500-600 grammi di patate, sale, uno spicchio d'aglio, origano, una buona passata di pomodori, io ho una polpa in pezzi, e poi olio extravergine d'oliva. E cominciamo subito. Come prima cosa taglio le patate. Patate che non sono state lessate, giusto? No, solo sbucciate. Patate sbucciate, io ho dato il peso da sbucciate, le taglio tutte dello stesso spessore, quantomeno cerco di farlo, in modo che la cottura venga omogenea. Quindi fate così con tutte le patate. Tagliato tutte le patate, passiamo alla preparazione della carne. Io taglio la carne a bocconcini tutti uguali, più o meno di questa grandezza. So che molti fanno la pizzaiola con la fetta intera, però io preferisco, essendoci anche le patate, porzionarla direttamente nei piatti, viene più elegante e più facile da mangiare. A questo punto siamo pronti per iniziare. Io cosa faccio? Prendo il sale, lo verso direttamente nella latta dei pelati e mescolo. Dopodiché do una base, non comincio dall'olio, io non faccio il soffritto, metto il mio spicchio d'aglio e comincio a dare uno strato di patate. La carne, un micro pizzico di sale che aggiungo solamente qui per far uscire l'acquetta dalla carne il più possibile, e poi basta, perché sennò diventa troppo salato dovendo stringere tutto il sugo, e poi ancora pelati, l'origano lo metto in mezzo, altro strato di patate. Acqua nel barattolo dei pelati e metto tutto attorno, voilà, così, e poi le ultime patatine che mi sono rimaste le inserisco, un altro pizzichino di sale, proprio poco, e l'olio. Copriamo e mettiamo a cuocere a fiamma moderata per almeno
25 minuti, andando ogni tanto a controllare e a rigirare le fettine di carne prendendole con la forchetta. Cominciamo. A questo punto lo stato della nostra bella pizzaiola sarà così. Rigiriamo un pochino e il tempo di cottura lo decidono le patate, ragazzi. Quando le patate saranno cotte, il tempo sarà finito. Se le patate sono ancora turgide e il sughetto si è tutto rappreso, aggiungete mezzo bicchiere d'acqua in modo da dargli ancora vigore. Se volete ci sta benissimo anche un bicchiere di vino per allungare il tutto, bianco. Io voglio che le patate cuociano un altro po', quindi un po' d'acqua e allungo un po' la cottura. Ci vediamo tra un pochino. Arrivati a questo punto, la nostra carne alla pizzaiola è bella e pronta. Tiriamola giù dal fuoco, impiattiamola e assaggiamola. Eccola qui, bella e pronta per essere servita. Buon appetito! Che bontà! Bene, avete visto com'è semplice fare la nostra carne alla pizzaiola, quindi provate la variante di Vivo Cuore una cappa e vedrete, rimarrete soddisfatti. Un piatto unico, buonissimo, perfetto per le domeniche o per i bei pranzi in famiglia. Se il video vi è piaciuto, pollice in su, condivisione e andate a preparare la nostra carne alla pizzaiola. Noi ci vediamo sempre qui per un'altra ricetta. Sulle vostre tavole. Ciao. Ciao.